una statua di bronzo di 1,92 m collocata in piazzale Lazzarini per creare una sorta di invito al vicino Teatro Rossini. Pesaro omaggia il suo illustre cittadino adottivo Luciano Pavarotti dedicando una scultura all'immortale arte musicale del tenore legatissimo a Pesaro, come ricordato dall'iscrizione sulla base di marmo dell'installazione. Sono cittadino onorario di 1000 città nel mondo, ma di questa mi sento vero cittadino. In centinaia fra pesaresi e visitatori hanno assistito sabato sera alla scopertura del monumento concedendosi ai successivi selfie di rito con una statua che cambia la fisionomia della seconda piazza cittadina. Un monumento applaudito anche dagli emozionati familiari di Pavarotti, dalle figlie Cristina e Giuliana alla moglie Nicoletta Mantovani. È un giorno speciale perché è riconoscimento del grande amore che lui aveva per questa città e quindi in questo momento è come se l'onda dell'amore tornasse indietro ed è bellissimo perché per lui Pesaro era veramente un posto dove ritrovare la pace, la felicità. Lui amava girare per la città, stare con i pesaresi, la trovava una città fantastica, quindi il fatto che sia qua davanti al teatro a cui lui teneva tanto in un anno speciale che è quello proprio dedicato alla cultura, è una città speciale, è veramente un riconoscimento molto bello. Molta gratitudine davvero per questa iniziativa e anche per il premio che verrà assegnato stasera da una città che lui amava molto, che anch'io amo molto perché vengo qui da quando sono nata praticamente e continuo perché è una città accogliente e bella e adesso anche molto viva culturalmente. Speriamo che continui così. Emozionante vedere tutte le persone che sono venute qui e sono anche alcune riemerse dal tempo lontano e quindi ad ogni abbraccio è come rivivere tutta la storia che c'è stata in questa città per la nostra famiglia e per chiaramente insomma, stiamo parlando di Luciano. Alla cerimonia anche Gianpietro Cavazza, vice sindaco di Modena, città natale del tenore, e il regista e scenografo Pierluigi Pizzi, da 40 anni protagonista del Rossini Opera Festival e legatissimo a Pavarotti. Sono felice di essere qui perché ritrovo un vecchio amico, Luciano Pavarotti, con cui ho lavorato in varie occasioni alla Scala, a Roma, e devo dire che è raro incontrare un artista così dotato. Un rapporto viscerale quello di Pavarotti con Pesaro, da Villa Giulia a Baia Flaminia, all'esibizione al Teatro Rossini riaperto nel 1980 dopo lunga chiusura, fino alle memorabili performance dell'86 in Piazza del Popolo e 10 anni dopo nell'attuale Vitrifrigo Arena. Un rapporto rimarcato ora dalla statua realizzata da Albano Poli e presentata da Andrea Mezzetti, assistente artistico dello scultore 88enne. Ha fatto questa scultura veramente con il cuore, continua a chiamarmi al telefono perché era veramente felice di questa possibilità di aver realizzato un'opera per la città di cultura di Pesaro, ma soprattutto per una statua dedicata a Pavarotti. Dopo Dante Alighieri che abbiamo realizzato e la divina Maria Callas abbiamo realizzato questa statua di un grandissimo tenore, uno dei più importanti del mondo, realizzata in bronzo. E è una statua che pesa circa sui 180 kg, 1,92 m più 10 cm di marmo. Particolare è la base perché avete visto che è una base rotonda e quindi indica un po' l'occhio di bue, quindi ci sarà poi un'illuminazione dove la sera ci sarà Luciano Pavarotti proprio sul palcoscenico, è come fosse sul palcoscenico ritornato nella città di Pesaro.